Cenni di intesa fra il presidente Eugenio Guarascio e Aladino Valoti, e lui il nuovo direttore sportivo del Cosenza Calcio. 51 anni compiuti proprio oggi, Valoti prende il posto di Massimo Cerri, che fino a giugno svolgerà attività di scouting. Il nuovo DS della società Bruzzi ha già ricoperto questo incarico nell'Albino Leffe, sia in Serie B che in Lega Pro, per ben 12 anni dopo un'ottima carriera da calciatore sui campi di C, B ma anche in Serie A. Da non dimenticare inoltre i suoi 2 anni da calciatore a Cosenza, dal 99 al 2001 con Bortolo Mutti, in una squadra che sfiorò la Serie A. Ritorno gradito, sono molto contento di ripetere un po' quello che mi era successo da giocatore, adesso lo faccio da dirigente. Sono veramente contento perché qua ho passato 2 anni molto belli, sia professionali che per il resto. Sicuramente ho lasciato delle belle emozioni e adesso da dirigente mi piacerebbe appunto ripetere quello che è stato fatto allora, cercare di provare a lavorare con la stessa passione, con la stessa professionalità che facevo da giocatore e riuscire a trasferirla qua a Cosenza anche da dirigente. Valoti arriva nel periodo di sosta del campionato, ma gennaio significa soprattutto mercato e la società è chiamata a rinforzare la squadra. Una squadra che sta facendo bene, se no non sarebbe al quinto posto, una squadra che bisognerebbe riuscire magari a provare a dare un aiutino, però bisogna anche essere altrettanto intelligenti, secondo me, da non creare problemi. C'è un giusto equilibrio all'interno di questa squadra e provare magari a risolvere qualche criticità che ci può essere. È ovvio che c'è qualche giocatore che ha meno spazio e magari partire un po' da quello e di conseguenza magari inserire dei giocatori su cui questa squadra può avere bisogno.